Questo video è offerto da... Alla cena di gala organizzata dal Rotary per questo evento, la terzo evento Mille Vele contro la Polio, non poteva non essere presente il presidente del Circolo Nautico, il Circolo Canottieri Napoli, l'avvocato Sabatino. Beh, non potevo essere certamente assente, ma non soltanto perché sono presidente del circo, ma perché sono un past president e quindi questa manifestazione bisogna assolutamente onorarla al massimo, perché questo è l'evento più importante del Rotary. Però non voglio rubare ai miei amici Giulia Di Lorenzo e Pasquale Di Costanzo diciamo la parola, perché sono loro i veri promotori della serata. Dopo questa bella presentazione da parte dell'avvocato Sabatino, noi ce l'avamo lasciati il 24 ottobre nell'occasione in cui è stata presentata questa, in effetti, questa terza edizione del Mille Vele contro la Polio, e fra l'altro era la giornata da sempre stabilita, eletta dal Rotary come giornata per la lotta alla polio. Ecco, adesso siamo quasi agli sgoccioli, ecco, il 21 giugno ci sarà questa regata. Quanta soddisfazione dà aver visto questo suo percorso terminato, dottoressa Giulia? Certamente una grandissima soddisfazione, ma non è soddisfazione, ma è un'emozione impagabile quella che stiamo vivendo in questi giorni. In effetti questo evento chiude l'anno di attività della commissione Polio Plus, di cui appunto il dottor Di Costanzo è il presidente, che quest'anno mi ha onorato della sua, diciamo, senz'altro della sua attenzione, della sua stima, ecco, e quindi abbiamo proseguito nel nostro impegno, e questa serata vuole essere un'occasione oltretutto per celebrare e riconoscere l'impegno del Rotary, che il Rotary in effetti profonde per la sconfitta di questa malattia. A conclusione di questo suo anno, presidente, facciamo una domanda: si ritiene soddisfatto, visto che oggi, stasera, in effetti c'è stata una grande presenza di pubblico, stamattina c'è stata anche la pedalata, in effetti, in onore di questa lotta che oramai il Rotary fa da diverso tempo? Ne parlavamo il 24 ottobre, dicendo che siamo quasi agli sgoccioli, siamo quasi, diciamo, possiamo quasi dire di aver vinto questa battaglia, però grazie al Rotary. Grazie, è vero, questa campagna è quasi agli sgoccioli, però c'è bisogno ancora di tanto lavoro concentrato per evitare che possa avere una flessione, perché proprio l'8 maggio, dicevo anche stamattina agli amici rotariani, il grande professore Donato Greco lanciava un allarme che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ritenuto di lanciare un SOS di attenzione proprio sul rischio di un ritorno, se non si serrano i ranghi, di un ritorno di un rischio di poliomielite nei paesi che non erano più paesi endemici, paesi free polio. Quindi l'azione deve continuare con maggiore accelerazione proprio per evitare questo, per rispondere nel migliore dei modi all'allarme lanciato dall'OMS, e stasera e la pedalata, la serata bellissima di stasera, la terza edizione delle Mille Vele contro la Polio, la bici che diventa un altro mezzo per diffondere sempre di più questa consapevolezza di combattere questa battaglia e vincere la guerra che è prevista, speriamo, anche prima del 2018, mettiamocela tutta, e viva il Rotary, e viva la Polio Plus, e viva il Circolo Canottieri Napoli, che poi, come diceva il Presidente, festeggerà fra qualche settimana il centenario, il 1° luglio ci sarà una grandissima festa.